comune di Scorzè che ha dato il patrocinio e il sostegno a questo evento, cioè dando il teatro e le sale prova. L'orchestra, lo splendore di San Marco, molto bravi, mi sono piaciuti particolarmente. Galileo Galilei di Scorzè, le scuole medie, l'Associazione Internazionale Opportunity for Artists, l'Associazione Culturale La Caliera, che ben volentieri ha sostenuto fin dall'inizio l'organizzazione dello spettacolo, e gli sponsor che in modo diverso, ma molto gradito, hanno dato il proprio apporto al buon svolgimento della serata. Vi do i nomi di questi sponsor che ci hanno aiutato per questa serata. Il Diamante, Incanto, Salone di Parrucchieri ed Istituto di Benessere in Scorzè. Alla vostra entrata vi è stata consegnata una busta con dentro alcuni buoni sconto che ci hanno concesso alcuni di questi nostri sponsor. Se volete, usateli e ringraziamo comunque tutti per tutto quello che hanno potuto fare e che hanno fatto. Chiamerei se c'è un rappresentante dell'amministrazione o qualcuno che voglia parlare, che voglia dire qualcosa. Faccia ora o taccia per Ah, ecco la NAIS. La nostra vice sindaco è sempre presente. Dai, vai spesso per di là. Ringraziamo particolarmente il maestro Giannino e il maestro Bortolato che si sono prodigati per la buona riuscita di questa cosa, di quest'opera. E anche le quattro comparse, questi quattro baldi giovani che hanno aiutato nell'allestimento. Grazie. Saranno i prossimi cantanti, magari, non si sa mai. Noi lo auguriamo comunque, perché è una bella carriera, un bel impegno, vero? Grazie a tutti, grazie soprattutto agli organizzatori di questa serata, e che è stato anche uno spettacolo, ricordo, per la scuola media. I ragazzi hanno assistito ieri. Ed è stata, credo, una bellissima esperienza per loro accostarsi alla musica in questa maniera, in modo facile, perché Rossini è un autore anche gradevole e più facile per avvicinarsi alla prima volta. E poi anche con un'opera anche allegra, siamo in carnevale, quindi ci sta tutto bene. Grazie al maestro Giannino perché l'idea all'inizio è stata sua, è da tanto tempo che ci pensa. Vuole portare la musica lirica a Scorzè, lui vive nella musica lirica e credo faccia bene, è sicuramente una cosa importante per noi come comune e una cosa importante per la sensibilità della gente che cresce in questo modo. Grazie al maestro Bortolato che è sempre presente qui a Scorzè, che tutti abbiamo apprezzato e apprezziamo da anni. Grazie perché anche lui si dà tanto da fare in favore dei giovani soprattutto. E grazie a tutti i cantanti perché vengono da un concorso, sono tutti, credo, giovani che si approcciano così alla musica. Vorrei conoscere meglio il cantante di Scorzè perché veramente sono curiosa e mi piacerebbe. Sì, l'ho capito qual è. Sì, però vorrei conoscerlo meglio musicalmente parlando. Speriamo che con l'augurio proprio di cuore che la carriera sia una carriera luminosa e vada tutto bene. E mi auguro di averlo ancora qui sul palco di Scorzè perché è una cosa importante per noi. Grazie a tutti e a presto con qualcos'altro di interessante. Grazie ancora.